Riparte la stagione dei grandi eventi automobilistici e per entrare subito nel giusto mood facciamo un piccolo viaggio a ritroso tra le emozioni, le peripezie, il rombo e il calore della Mille Miglia 2024. Con questo speciale scopriremo cosa succede nel pre-gara, dalla preparazione tecnica e psicologica dell'equipaggio ai controlli sulla vettura. Per il nostro equipaggio quest'anno una presenza emozionante a bordo di una Bandini 750S ed un accompagnatore di eccezione, Michele Orsi Bandini, che ci ha onorato della sua presenza durante tutto il tracciato, a voler suggellare il ritorno del grande marchio alla Mille Miglia. Per noi di Adrenaline 24H, come sempre, un lavoro importante nel documentare dal punto di vista media e video tutto l'evento, a partire già dalla domenica precedente la partenza e per tutti quasi 2000 km del percorso. Una cronaca dell'evento, ma anche delle sensazioni che lo accompagnano, con l'adrenalina che monta giorno dopo giorno fino al suo apice. Arriva la pedana di Viale Venezia. Si parte! Come ogni anno, oramai da 42 anni per la rievocazione e dal 1927 per quanto attiene la corsa, siamo ai nastri di partenza, qui al paddock ovviamente le verifiche tecniche. Quest'anno direi che Mille Miglia è più speciale del solito, se si può dire, per il percorso. Toccheremo Torino e Genova, che non è usuale per noi, e poi via giù lungo la Versilia fino a Roma, risaliamo lungo l'Appennino. Solomeo è una tappa importante dal punto di vista dell'Italian lifestyle, saremo ospiti di Cucinelli, e poi su verso Bologna e poi a Brescia attraverso il lago di Garda. Quello che secondo me è importante ed è il vero senso della Mille Miglia è che questa community, insieme alla gente lungo le strade, parlano e sono la Mille Miglia. L'organizzazione è importante, i nostri partner sono importantissimi, ma io credo che se mancasse uno di questi due elementi, le auto, i piloti, ma anche la gente lungo il percorso, a Mille Miglia non sarebbe completa. Quindi il nostro dovere è dare una mano, ritornare a queste comunità quello che loro ci danno, come in termini di promozione di quei territori e del nostro paese, che è forse la cosa più importante che abbiamo. Ferrari diceva a proposito delle Mille Miglia, ha detto che è la più bella corsa del mondo. Ma io direi anche che gli italiani, quando si parla di vetture rosse o di moto rosse come la Ducati, la Ferrari, è una cosa molto speciale. Ma è vero che le Mille Miglia sono stupendo e la realtà c'è un'anima. Io penso che io vieni qui da 36 anni e ogni volta è così, io sono molto felice. Siamo alla Mille Miglia 2024, un po' emozionati, abbiamo un parco macchine da seguire di 35-36 macchine, perché uno nostro cliente giapponese è in lista d'attesa, e siamo in 18 persone, di cui 6 furgoni di assistenza. Abbiamo una macchina jolly in eventuale rotture, per cui i clienti non sono in mezzo al deserto, possiamo recuperarli in qualsiasi momento, un carro attrezzi e il servizio valigie in coda, che gestiamo tutte le valigie dei nostri clienti su tutto il percorso a Mille Miglia. Speriamo nel tempo, che Dio ce la mandi buona anche quest'anno. Grazie, ciao a tutti. It's my 7th year in a row. It's my 16th Mille Miglia, I was counting it. So I am very happy to be here again. And of course, with this weather, it's much nicer instead of rain. So I'm expecting 5 wonderful days going through Italy to see a lot of friends,
and enjoying the atmosphere and the passion of the Italian people with this event especially. The Villa Trasca team is on the way and we have a lot of things, not only to drink, but also to tell. Mille Miglia 2024, siamo in Piazza della Vittoria, è la giornata delle punzonature ancora oggi, poi anche domattina fino alle ore 10.30 e poi domani dalle 12.30 partenza dal solito Viale Venezia per tutto l'itinerario della Mille Miglia. Le macchine sono tantissime, bellissime, mai come quest'anno tante macchine rare e tante macchine così varie e così diverse fra di loro. Avremo un percorso molto particolare, quindi da domani mattina Brescia-Torino, poi Torino-Viareggio, Viareggio-Roma, Roma-Bologna e poi ritorno a Brescia qua in Piazza della Vittoria sabato prossimo per il pranzo e le premiazioni. Buongiorno a tutti, sono molto orgoglioso che puoi partecipare di nuovo questo anno con Team Villa Trasqua. Anche questo anno dove 8 anni abbiamo preparato una bottiglia speciale della Mille Miglia con Alfa Romeo 1906 SS, una macchina meravigliosa che partecipa anche il nostro team. 3 macchine quest'anno è una bellezza. Anche questo anno speriamo che Andrea Vesco vince per 5 volte, è un spettacolo di nuovo di essere lì a quel bellissimo posto a Brescia in Italia. Gara molto lungo, ma speriamo che va a essere un spettacolo, una grande cosa anche questo anno. Welcome a Piazza Vittoria. This is the place of the Mille Miglia. We are Team Villa Trasqua, Mr. Hans Hulsbergen, and I'm trying to manage this whole beautiful rally. And it's wonderful to be in Italy. And we are very happy that we are a main sponsor of the Mille Miglia. Beautiful cars, beautiful people from 7 countries. So it will be a wonderful week. I'm very happy to be a sponsor of the Mille Miglia, together with our vineyard Villa Trasqua near Siena, Monteriggione. I would like to invite everybody to Villa Trasqua and taste our wines, the red wines, the white wines, and very welcome. Siamo molto contenti di essere oggi qui a Brescia per la nostra Mille Miglia. È un'esperienza indimenticabile, unica, che farò col mio caro amico Giampi. Grazie Michele. Ci piazzeremo sicuramente tra i primi 420, ci divertiremo sicuramente. Ecco, infatti lo spirito della nostra partecipazione, oltre che stare insieme, siamo 2 grandi amici, quindi è un modo anche di condividere una settimana di passione in una città che aspetta questo evento tutto l'anno. Abbiamo visto macchine bellissime, entusiasmo, insomma, siamo felici di partecipare e ci auguriamo anche che il tempo ci assista, Michele, giusto? Sicuramente. Noi ci siamo però preparati perché la macchina, per fortuna, oltre che essere scoperta, c'è anche una bella cappotta e quindi noi la prepariamo. Volevo salutare i miei ragazzi, Ludovico, Alessandro e Lorenzo e la mia amata moglie Elena. Anch'io approfitto per salutare tutta la mia famiglia. Io ho qua il figlio più grande che ci guarda dal terrazzo di Piazza Vittoria, mentre l'altro ci segue da Londra, insieme alla mamma. Quindi, ciao a tutti! Siamo stati invitati per questo bello evento, perché compriamo abbastanza vino della Villa Trasqua. E abbiamo un molto bello piccolino ristorante a Zurigo, e un ristorante italiano che si mangia tantissimo bene e si beve anche molto bene. Molto impressionante la faccenda di poter essere qui con la famiglia Hulsbergen.
e la Villa Trascona naturalmente, mi fa molto piacere, è un'occasione unica. E tante grazie. Ciao a tutti, sì, è passato un anno, ci siamo, come vedete, con una macchina che sostanzialmente la possiamo considerare un tender della Cisitalia, questa Bandini 750 Sport, spostiamoci che sennò farsi investire a piedi non è proprio il massimo. Splendor Sole, nonostante le previsioni meteo erano insomma non proprio positive, ma ci siamo. Tra poco ci organizziamo per effettuare la punzonatura, che sapete è l'ultimo atto formale prima della partenza. La punzonatura verrà posto il sigillo sul canotto dello sterzo come nelle corse degli anni 20, 30, 40, 50 e poi bollino di verificato, e da qui poi parte l'attesa fino a domattina. Arrivo al Museo Mille Miglia in tarda mattinata e prima vettura che partirà alle 12.30. Ci siamo, è tanta animazione come sempre, ma ce la metto tutta. Finalmente abbiamo fatto le verifiche tecniche e sportive e quindi la Bandini tornerà a calcare il palcoscenico della Mille Miglia. Sono veramente felice e orgoglioso, per cui voglio ringraziare tutto il team di Adrenaline 24H. Please tell me something about this beauty. This car? Yes. It's a car from Australia. It used to be in Australia. It rode across the outback there. Good morning. Welcome. Thank you. I'm Hank Barreto, Miami. It's your first Mille Miglia? Second Mille Miglia. Always on this car? No, first time on this car. But always with Villa Trascua team? Villa Trascua this year, the best. Ben arrivati alla punzonatura. Grazie. Ci siamo quasi. Grazie. Emozionati? Non ancora. Prima Mille Miglia. Sì. Hi Matthias, welcome to Mille Miglia again. How are you? Excellent. Beautiful day. We are looking forward very much to this beautiful race with Villa Trascua. Eccoci qua, martedì 11 giugno, Mille Miglia 24, siamo alla punzonatura, da questo momento siamo in gara, è una Mille Miglia affascinante, una Mille Miglia come sempre che ci farà scoprire i nostri meravigliosi paesaggi italiani. Faremo un bel giro al contrario, passando da Torino, Viareggio, Roma, Bologna e quindi via con questo museo viaggiante per la meraviglia di tutti i nostri spettatori sul percorso. Siamo all'ultimo appuntamento ufficiale prima della partenza di oggi, punzonatura in Piazza Vittoria, siamo arrivati abbastanza presto anche perché abbiamo ancora delle cose da preparare, però siamo pronti noi, è pronto il team, noi per il settimo anno avremo l'opportunità di guidare questa fantastica vettura che il gruppo Villa Trascua, la famiglia Ulsbergen ci mette a disposizione. Gli ultimi anni sono andati davvero bene, in questi sei anni di collaborazione abbiamo fatto un terzo, un secondo, quattro primi posti, speriamo di non scendere più dal gradino più alto del podio, ma insomma non dipende solo da noi, abbiamo tanti avversari che quest'anno
cercheranno di metterci i bastoni tra le ruote, tanti avversari come ogni anno ce ne sono, quest'anno un po' di più, il livello in generale delle prestazioni si è molto alzato, per cui dovremo stare molto attenti, non sacrificare nessuna prova e partire già molto forte per poter già essere attaccati al vertice e non partire in difetto. Oggi è l'ultimo giorno di tranquillità, si può dire così, c'è un po' di tensione d'avvicinamento. Poi subentrerà la tensione della gara che ci vuole per essere un po' più competitivi. Come diceva Andrea, il livello si è alzato molto. Qualche avversario straniero in più, molto preparato, è ritornato. Specie Tonkonogi, lui secondo noi è il nome che quest'anno ha portato il valore aggiunto alla competizione. Quindi ci difenderemo dagli attacchi. Dai suoi attacchi e dagli attacchi degli altri, che sicuramente sono un numero cospicuo. We are ready to start with this wonderful weather, but from today will be sunny, so that's not a problem for today. We hope that will be a really good safe race and an adventure every time we did. Anche quest'anno partecipiamo con la nostra Jaguar alla 1000 miglia. Sarà un percorso fantastico con le nuove tappe di Genova e Torino. Speriamo di riuscire a far bene e di divertirci un sacco. Siamo appena arrivati al museo 1000 miglia. Per noi è la prima, la nostra prima 1000 miglia insieme. E siamo emozionati. Sarà un'esperienza fantastica, non vediamo l'ora di partire e di attraversare il percorso, sperando di arrivare alla tappa finale, quindi al ritorno a Brescia. Speriamo nel tempo, ci voglia bene, e, insomma, ci divertiremo sicuramente. Finalmente è iniziata la 1000 miglia, è un grande piacere per Monbis essere qui e da oggi potete trovare i nostri orologi in un corner qui proprio dentro il museo 1000 miglia. Un grande in bocca al lupo a tutti i partecipanti e che vinca il tempo migliore. Eccoci ragazzi! Come si dice, cominciamo con il botto! Ragazzi, un giorno deve piovere, è questo! Ma l'abbiamo già dato praticamente! Adesso può solo migliorare! È puntualissima, esatto. Però, controllo l'orario! Perfetto, puntuale, controllo l'orario e in più avete i carabinieri dietro, esatto, quindi anche, come dire, che ci scortano! Un po' di pressione, no? Quindi fate i bravi, rispettate la sedia elettrica! Emozionati? Sì, come sempre! Chiaramente sì! Chiaramente non ci si abitua mai! No! Bene, buon divertimento. Ci vediamo dopo. Ciao. Ciao. Siamo alle prese con piccoli problemi di infiltrazioni. Sì, qualcosina sì, ma siamo preparati anche all'acqua. Dai, non ti spaventa nulla. Meglio che non ci spaventi nulla, perché
la gara è lunga, quindi gli imprevisti sono dietro l'angolo. Però la pioggia ce la stiamo dormendo adesso, così. Sì, speriamo smetta, più che altro anche per il pubblico, più che per noi. Mille miglia bagnata, mille miglia fortunata. Tanto si dice che almeno un giorno deve piovere, ce la togliamo oggi. Togliamoci il gusto tutto oggi, una bella bagnata, partiamo da Brescia e poi speriamo in giro per l'Italia di prenderci un po' di sole. Bene, buon divertimento. Grazie. Ci vediamo più avanti. Ciao. Ciao. Possiamo dirlo che sono arrivate le signore, è andata via la pioggia, è uscito il sole. Sì, è arrivato il sole, è uscito il sole. Bellissimo, partiremo lo stesso, speriamo non piova troppo, ma noi siamo temerarie, per cui in ogni caso andiamo. Teniamo alto il nome del museo. Esatto, teniamo alto il nome del museo. Special wishes for rain, right? Yeah, for flies. When there's a fly, we can eat. Yes, yeah. So you don't need to stop for lunch. No, we can go on. Perfect. Are you ready? Oh, we have to. Thank you. Enjoy, have fun. How is it going? So far we didn't start yet, but it's going well. Yes. No fear for the rain, because you drive in a perfect car. Yes, you can open it, you can close it, and whatever. Yeah, it's needed. Yeah. Enjoy. Okay, thanks. Have fun. Hello. I was okay. Yes. And you? We are great. We are now ready to go. One of the best moments is entering the start, right? We will One see. One of the most exciting. But also in the end, when we are there. Grazie. Alla prossima. Hello. Welcome to the start of another Mille Miglia. Thank you very much. How do you feel? Excited. Comfortable, but really excited. Yeah. Enjoy. Thank you. Thank you. Another Mille Miglia is about to start. How do you feel? Perfect. Perfect. It's the fifth time that I drive to Mille Miglia. Fantastic. And you drive in comfort? You drive. This is comfort. This is comfort food. Yes. No rain inside. It's No. Fantastic car. It's the best car ever built. Hi and welcome to the start of Mille Miglia. Grazie. Grazie. How is it going? Very good. Excellent. Your helmets are. We prepared ourselves for the rain showers. So. You look ready to drive, maybe to fly instead of drive a car. Absolutely, go fly. You have a jet instead of a car, so enjoy it. Grazie. Ciao. So you have the perfect outfit for rain. Perfect legs. Perfect legs. Yes. Yes. Especially shoes for Italy. Perfect for a rainy day in Italy, yes, right? Yes. Yes. But the sun is coming. One and a half hour. So in Italy we say that Mille Miglia has always at least one day of rain. Yes. We had it now, so we take the first day and then the rest of the week is okay. Yes, it will be perfect. Mille grazie Italia. Hello. How are you? This is how to enter Mille Miglia in style. Perfect. We are gonna win it. Yes, gonna win. You are unique for sure. Thank you. No Porsches, no Jaguars. This is the best. This is the Italian dream. Exactly. It was for sure. Yeah.
buongiorno. Buono. Pronti? Sì. Emozionati? Come sempre, è sempre l'emozione in questa gara e la partenza è un momento molto molto particolare. E poi speriamo nel tempo, Sì, dai, le previsioni per i prossimi giorni sono buone. Speriamo, così almeno ci si gode un po' di sole. Bene, ragazzi, buon divertimento. A te, ciao, grazie. Ciao. Hello. Hello, how it's going? A little wet, but... yeah. But please drive carefully because you have the carabinieri in front of you. Yeah, I'm very happy it's the historic version, so they are not so sharp. Buongiorno. 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 Pronti? Prontissimi. Prontissimi. Emozionati? Molto emozionati, sempre emozionati. E comunque con la capota aperta, vi diamo la sorte. Assolutamente. Bisogna. Grazie. Buon divertimento. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Anche voi sfidiamo la sorte, capotina abbassata. Sarà di buon augurio. Assolutamente sì. Gara bagnata, gara fortunata. Sì, ma poi ci togliamo la pioggia il primo giorno. È andata. Esatto. Grazie. Buon divertimento. Buongiorno. Buongiorno. Sempre bellissimo il colore di questa Porsche. Grazie, un colore originale. Macchina spettacolare, speriamo che ci accompagni per tutta la gara. Credo sia l'unica la 1000 miglia quest'anno che ha questo colore. Sì, esatto. Non ho visto altre Porsche con questo colore, quindi speriamo che porti bene. Grazie. Buon divertimento. Grazie, grazie. Ciao. Special for Villa Trasco. Fantastico. Grazie. It's raining, but... Oh, we enjoy it. We are very happy and very good mood. We have very good mood and we like it. Have fun. See you next time. Yes, for sure. Okay, ciao. Ciao.